Benvenuta Federica Tini Brunozzi. A Radio Incontro oggi ci parla della Musical Academy, suo ruolo di responsabile, poi ce lo spiega bene lei. Ciao Federica. Buongiorno Ceci, buongiorno a tutti. Tu sei responsabile della comunicazione, direttrice Musical Academy? Sì, diciamo un po' nel senso, un po' gestisco sia le relazioni, la comunicazione, insomma dove ci sono dei problemi cerco di andare, dove ci sono dei progetti cerco di portarli avanti con uno staff bellissimo che poi tu conosci molto bene, Steffi, quindi. Esatto, veramente un bellissimo staff. Senti Federica, raccontaci questi 2 mesi di lockdown e poi tutte le sorprese che avete per noi, per tutti i vostri utenti. Allora Steffi, questi 2 mesi sono stati insomma abbastanza duri, ci sono sempre, c'è sempre il risvolto della medaglia, quindi ci sono stati dei momenti più piacevoli dove uno si è potuto dedicare magari maggiormente a se stesso e dall'altra parte invece comunque sia questa corsa nel capire, questa corsa magari anche a capire questo cambiamento insomma che si prospettava, e tanto tutta quanta la situazione insomma è ben chiara e distinta, ognuno ovviamente si è fatto anche una sua opinione, sicuramente in questi 2 mesi c'è stata anche un po' di confusione, no? Hai visto, Steffi, una notizia, poi un'altra ancora. E sì. Quindi ecco, stiamo un attimino in attesa anche che ci venga detto dettagliatamente come dobbiamo procedere. Noi lavoriamo anche tutti quanti i giorni per cercare di capire come si può riaffrontare questa nuova apertura. Per l'estate avete già predisposto delle cose? Per l'estate? Anche quello è un pochino un punto di domanda, nel senso che noi siamo ben pronti insomma ad andare avanti anche nell'estate, magari facendo dei campus, però ecco, dobbiamo un attimo attendere tutte quante le normative. Noi fortunatamente abbiamo anche un ente che ci ha seguito benissimo, anzi ringrazio, colgo l'occasione, che è l'Oxen, e si sono battuti molto insomma per rendere chiaro a tutte quante le associazioni insomma un pochino i passi che dobbiamo fare per rivedere insomma come ripensare tutto, il che non è facile, ancora non c'è chiarezza, quindi ecco non mi espongo troppo perché ci sono delle procedure di sanificazione, di distanziamento che insomma devono ancora essere definite, ecco. Musical Academy, scuola di musica, danza e teatro. La vostra offerta formativa, Federica, come si svolge? Allora, noi siamo una scuola di teatro, danza e musica, e quindi queste 3 arti praticamente cerchiamo anche di farle collaborare tutte quante insieme per dei progetti molto carini. Poi quest'anno, Steffi, sai, i saggi sono saltati un pochino a tutti quanti, però avevamo insomma dei progetti molto molto carini che però non molliamo, quindi ci lavoreremo molto. Quest'anno volevamo presentare nella danza, nel saggio della danza, i 12 archetipi, e invece con il musical riproponevamo Aladdin e Alice nel Paese delle Meraviglie. Bellissime. Anche molto inerenti, se uno vuole, a tutta questa situazione di emergenza con il Covid che si è andata a creare, sono anche 3 temi molto molto pertinenti se si vuole scavare, insomma, ecco. Certo, poi magari parleremo nei prossimi giorni, Federica, quando avrete definito bene la normativa e quello che potrete e non potrete fare, dei singoli eventi che metterete in campo. Sì, assolutamente, adesso noi ecco non mi espongo più di tanto perché non sappiamo ancora con chiarezza, quindi un palinsesto chiaro non c'è, sicuramente è molta possibilità da parte di tutti quanti lo staff insegnanti, e c'è molta voglia insomma di ritornare in campo e soprattutto di stare insomma con i ragazzi, perché poi sono quelli lì che noi siamo sempre stati a contatto con loro ogni settimana, e quindi la parte insomma più dolente di tutta questa situazione è stato questo distacco, e sicuramente loro sono stati molto bravi, noi insomma li seguiamo sempre, ci parliamo molto molto spesso e sono stati veramente
molto bravi, molto molto bravi, perché un conto poi, insomma, è un adulto, no? Cioè, è più grande, ha uno storico diverso, anni diversi, anni di esperienza di vita diversa, invece, insomma, bambini, è stata molto dura. Quindi, ecco, noi speriamo che nel più breve tempo possibile, possiamo ritornare a stare insieme e a fare quello che ci piace di più. A fare musica, danza e teatro. Sì, ci mancano veramente tanto. Quella lì forse è stata la parte più dolente di tutta questa situazione, questo distacco, però cerchiamo insomma di prendere la positività di tutta questa situazione, e senza però, dobbiamo ricordarci anche tutta la negatività, senza dargli un peso così eclatante, però non dimentichiamo tutto questo periodo, ecco, questo va bene, che mi sento di dirlo, ecco. Magari ne facciamo esperienza, Federica. Sì, magari ne facciamo esperienza e quindi prendiamo la positività e coltiviamola assolutamente, perché è quella lì che poi dopo dovremmo andarci a lavorare di più, però non dimentichiamo, ecco. Un grandissimo in bocca al lupo, viva il lupo perché noi siamo amanti degli animali, sia io che te che tutto lo staff. Viva il E lupo. esatto, riprendiamo prima possibile, sicuramente con tanta energia e tanto entusiasmo. Da parte vostra c'è tutto. Sì, da parte nostra questo c'è assolutissimamente tutto e non vediamo l'ora. Incrociamo Bene, incrociamo le dita, Federica. Grazie. le dita, Stefi. Dai, che poi ci riapporteremo pure io Grazie, un bacio grande, grande virtuale. e te. Grazie a te. Un bacio anche a te. Ciao, grazie, a E grazie a presto. tutti gli ascoltatori. Ciao a tutti.